Allora, Fabio, andiamo sul campo. Ti chiedo, questa è la prima io, poi ovviamente lascio al mister e se Giovanni ha anche una curiosità, un'osservazione da fare a Fabio, sono ben contento di lasciargli la parola. E sul campo, chi ha ragione, caro Fabio? Ha ragione Marotta che ci dà un ruolo ai favoriti per me comico, visto che le rose sono praticamente opposte, però non ci sono le coppe europee, oppure ha ragione Allegri e tutto il mondo normale, domanda posta in modo un po' fazioso, è tutto il mondo normale a dire che l'Inter è molto più forte e al terzo anno sarebbe ora che lo scudetto lo vincesse. Poi magari vanno avanti pure in Champions, mi fanno paura pure là. No, no, ma io sono d'accordo con entrambi i fronti, cioè che non giocare la Champions sia un grosso vantaggio e che implichi una capacità di andare meglio rispetto a una stagione piena di impegni, non c'è alcun dubbio. Quindi diciamo la Juve che è arrivata l'anno scorso terza, secondo me senza Champions dovrebbe arrivare almeno seconda. Che l'Inter sia decisamente più forte della Juve a causa di anni scellerati di mercato Juve, non c'è dubbio. E quindi l'Inter rimane la squadra favorita. La Juve dovrebbe capitalizzare il fatto di non giocare in Champions e l'incostanza di tutte le altre, perché se tu noti la cifra di tutte le altre rivali è l'incostanza. Milan ne vince una, ne perde un'altra, poi pareggia, poi vince. L'Atalanta stessa è incostantissima, il Napoli. Quindi secondo me se arriva prima l'Inter, secondo la Juve hanno fatto più o meno il loro dovere. Se arriva seconda l'Inter dietro la Juve, l'Inter avrebbe dei grossi rimpianti e devo dire che da quel punto di vista lì Inzaghi non se la passerebbe bene, anche rispetto ai suoi stessi tifosi. È così, mister, vuoi andare sul campo? Decidi tu dove andare. Sì, una domanda ma molto semplice, a prescindere che nel calcio ci sono tantissime componenti che determinano un risultato, ma lei che ha seguito più l'Inter sicuramente di quello che non ho fatto io. Dov'è che la Juventus può mettere in difficoltà l'Inter? Io dico che l'Inter è una squadra quasi perfetta, secondo me. Perché? Perché ha due esterni che spingono, esuberanti, di cui uno molto tecnico, Di Marco, e un altro che salta come un tappo di champagne, che non è banale, no? Quando vai in area di rigore, eccetera, che è Dumfries, ha il miglior centrocampo della Serie A. Perché mette insieme Sicuro. Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Frattesi come riserva, eccetera. Nessuno ha quel centrocampo lì. Non ha un portiere formidabile, un portiere discreto. Ecco, potrebbe, ecco, magari sperare in un non miracolo di Sommer. Tatticamente parlando, secondo me, se Chiesa fa la partita che ha fatto nelle ultime due apparizioni in nazionale, allora lì Chiesa può fare del male. Il vero problema, lei me lo insegna, mister, è che Chiesa gioca da terzo nel 4-3-3 e nella Juventus gioca da secondo nel 3-5-2. Io mi sono anche chiesto se non valesse la pena, ma non entro nel merito, per la Juventus fare un ragionamento tipo: ma perché non proviamo a fare allora noi un 3-4-3, se vogliamo mantenere la difesa 3, sfruttando maggiormente Chiesa da sinistra che parte, che è questo martello, eccetera. Il Chiesa seconda punta mi sembra un po' più limitato, anche perché lui ha un grosso problema come seconda punta, cioè che segna poco. Se tu vai a vedere lo storico di Chiesa, di tutta la sua carriera, al di là di quando era infortunato, un anno solo ha fatto 10 gol, tu di là ti faceva 4, 6, 6, 5, per una seconda punta è troppo poco. Okay. E Giovanni, tu hai qualche curiosità o domanda o ci vuoi già No, no, introdurre? no, Vai tu. una curiosità perché poi insomma interessava tanto questo parere. Si parla sempre tanto di Marotta dirigente, e credo insomma sia il più navigato del nostro calcio, in un momento storico in cui forse di dirigenti ce ne sono pochi. Allora, la mia domanda è questa: Giuntoli ha le caratteristiche per essere nella nuova generazione il nuovo dirigente alla Marotta? Ovviamente ognuno ha le proprie caratteristiche, e andando oltre a Giuntoli, chi sono i dirigenti del futuro in questo calcio? Ma Giuntoli secondo me sì, a me sembra una persona che unisce una grande concretezza, no? Lo vedi quando parla, con uno stile anche che non è irrilevante quando si parla di un grande club, a cominciare dalla Juventus. Quindi secondo me Giuntoli può essere il nuovo Marotta. Mi sembra anche che abbia una pertinenza non soltanto calcistica, che è fondamentale, no? Perché ormai abbiamo capito che c'è il direttore sportivo,
ausilio e il, chiamiamolo, direttore generale, che deve avere intuito di mercato, ma soprattutto capacità dirigenziali a 360 gradi. A me sembra che Giuntoli sia stata la scelta più logica che abbia fatto la Juventus da quando Marotta è andato via, cioè da 7-8 anni in poi, in cui si è sempre pensato che la figura del direttore sportivo barra direttore generale fosse uno da promuovere internamente e poi vedere cosa succede. Il ruolo del direttore generale dei grandi club, secondo me, è proprio questo, come si suol dire, un ircocervo. Deve essere una persona che sappia essere di campo e sappia essere anche di scrivania. Nel calcio troppe volte ci sono persone che sono solo di scrivania o solo di campo, e in questo senso tutti hanno un limite se poi devono gestire un grande club. Senti che tu sai che gli juventini si dividono su Allegri in maniera incredibile. Tu come ti schieri in questa vicenda, dicendo che fa il possibile? Oppure io, per esempio, sono uno abbastanza laico, io dico straordinario in quei 5 anni, con bene anche l'ultimo, anche se la Champions con l'Ajax reclama vendetta, però succede, era un ciclo, l'ha detto anche Sarri, un po' a fine corsa, secondo me, al di là della grandezza dei campioni che vi giocavano, e non mi è piaciuto molto, non ha dato secondo me molto, tranne i risultati, comunque è arrivato in Champions, però non ho mai lottato per un titolo, non ho visto grande brillantezza in questi 2 anni. Quest'anno mi pare che in una situazione complicata stia facendo egregiamente suo. Sono risultatista, molto banalmente io, Fabio. Tu come ti schieri? Qual è l'Allegri visto da Fabio Ravezzani? Ma sai, intanto i cicli finiscono anche perché c'è qualcun altro che li inizia, magari. Cioè il discorso che fa Sarri: ho fatto un miracolo, vincere con la Juve uno scudetto, quella squadra era arrivata. Beh, intanto quella squadra l'anno prima aveva vinto a briglie sciolte il campionato, sì, sì. E era arrivata ai quarti di finale di Champions. Quindi proprio dire che era una banda di falliti, direi di no. E soprattutto tu non vinci più se c'è qualcuno che emerge al posto tuo. E dobbiamo dire che l'ultima Juve che ha vinto il campionato era anche una Juventus che aveva delle rivali molto limitate. Il Napoli non era più quel Napoli eccellente di Sarri, il Milan era in periodi enormi, contraddizioni tra passaggi di proprietà, l'Inter anche lei. Quindi ecco, prima di fare il fenomeno, cosa che alcuni allenatori amano fare, dicendo se non c'ero io il diluvio, guarderei anche com'era la concorrenza. L'anno in cui la Juve di Sarri vince lo scudetto non è che ha di fronte a sé una grande Roma, grandi rivali. E quindi l'altra parte della domanda qual era? Scusa, Allegri, no, in generale Allegri visto Ravezzani. Io sono laico come te, sono laico come te. Bisogna che ci togliamo dalla testa che la fortuna o la sfortuna di una squadra la faccia solo l'allenatore. Oh, noi ormai abbiamo perso la testa, solo di quello parliamo. Gli juventini parlano solo dell'allenatore. L'allenatore è un ingrediente, e a seconda dei periodi, dei giocatori e anche dei periodi storici, certi allenatori vanno bene e altri non vanno bene. Lo stesso tipo di allenatore può fare grandi cose in un certo contesto e cose pessime in un altro. Venendo a quello che è perché sai, ti dico una cosa che mi raccontava un milione di anni fa Lucianone Moggi, quando era direttore generale della Juve. Lucianone diceva, sai, la gente è convinta che ci siano degli allenatori con delle idee tattiche così straordinarie che li prendi e vinci con la loro tattica. Dice, non è vero, perché a Coverciano ormai ci vanno in tanti, tutti studiano, tutti. Dice, la vera caratteristica di un allenatore, che poi guarda caso quello che ti dice oggi anche Ancelotti, è che deve mettere insieme e d'accordo 11 miliardari, adesso diremo 11 milionari, no? Che non è una cosa esattamente banale, perché quando tu sei pieno di soldi e non ti va di fare una cosa, diventa difficile convincerti anche se sei allenatore. Quindi io dico che secondo me Allegri è l'allenatore giusto per questi ultimi 2 anni, cioè in una situazione magmatica, tutto sommato ha portato a casa delle qualificazioni che erano importanti. C'è di meglio di Allegri? Sicuramente sì, bisogna trovarlo e poi soprattutto contestualizzarlo, perché a mio modesto avviso, con l'attuale organico della Juve, privata anche di Pogba per le ben note ragioni, con Vlahovic che non funziona per le ben note ragioni, con Chiesa che a volte c'è, a volte meno, perché comunque ha ancora qualche problema di lungo degenza, io non credo che possa arrivare Mister X in panchina che ti fa vincere lo scudetto giocando alla grande, come molti pensano. Allora, io ti chiedo anche una cosa al volo sul Milan. Milan-Napoli, credi che sarà Juve-Inter fino alla fine? Che l'Inter prenderà il largo o che rientreranno Milan e Napoli? La Juve secondo me è un mistero. Io sono stupito che la Juve sia seconda in classifica, perché oggettivamente è una squadra che, se tu paragoni la Juve di oggi a quella di 4-5 anni fa,
dici, boh, cioè, tu giocavi con Cristiano Ronaldo e con Dybala, quando c'era, insomma, e oggi giochi con Vlahovic, forse, dipende, se no Ken, se no Milik, se no Chiesa. Ecco, avevi Higuain e hai Milik, appunto, cioè, è cambiata molto. Avevi un centrocampo fantastico. Sì, più gli altri ruoli ancora, difesa, Bonucci, Barzagli, Chiellini, De Ligt. Quindi, tutto sommato, in questa condizione, secondo me, essere secondi è stato finora un risultato eccellente. Io non sono così sicuro che riesca a mantenere equilibrio. Ripetiamo, avendo perso nel frattempo, a stagione iniziata, Pogba, che si sperava qualche piccolo contributo potesse darlo, piccolo o grande, e Fagioli. Quindi, secondo, con un mercato non entusiasmante, perché se poi andiamo a vedere... No. Guea non ha dato granché. Cambiaso, cioè io ho visto Cambiaso una delle prime partite, ho detto ammazza che bravo che è questo, non ce l'avevo mai capito che era Cambiaso, no? Senza offesa, ma insomma. Quindi io mi terrei stretta a questa situazione attuale, non cercherei voli pindarici eccessivi. Se poi finisci terzo va bene uguale, l'importante è che vanno nei primi quattro, ecco. Allora, c'hai due minuti esatti, io te ne faccio due. Una me l'hanno chiesta qua, Vlahovic e un po' Chiesa non rendono perché colpa loro, Di Canio ha detto non è abbastanza intelligente calcisticamente, molti altri dicono se gli attaccanti tutti fanno fatica con Allegri, qualcosa vorrà dire. La prima è su questo e fa discutere molto gli juventini, e la seconda era l'ultima che ti volevo fare all'inizio. Ieri assemblea degli azionisti, molte critiche anche dal comune amico Salvatore Pozzolino e da altri, azionisti sulla Juve, che si sarebbe un po', non diciamo calata le braghe, non è mai bello, ma che non avrebbe lottato fino in fondo. Là, come la vedi, il presidente Ferrero, allora, ha detto abbiamo fatto quello che potevamo. Su Vlahovic ti faccio un paragone che mi è venuto in mente l'altro giorno. Fate le debitissime proporzioni, eh? Sì, sì. Ci sono dei giocatori che a un certo punto mostrano delle qualità straordinarie che dici non possono che migliorare, e che invece per qualche strana ragione incomprensibile non migliorano, a volte peggiorano. Piontek va al Milan, fa le prime 10 partite e sembra Van Basten, cioè ha fatto delle cose meravigliose. Piontek è scomparso, eppure l'allenatore era sempre lo stesso, era Gattuso, no? Io non voglio dire che Vlahovic farà la fine di Piontek, me ne guardo bene, però ho il fondato sospetto che Vlahovic non fosse quel giocatore straordinario che era sembrato nell'ultimo anno della Fiorentina, e che abbia iniziato, causa, pubalgia, tutto quello che vuoi, una sua involuzione. Poi ci hanno raccontato che la colpa era soltanto di Allegri, perché nella Serbia giocava da Dio, adesso in panchina anche nella Serbia, quindi dire che un allenatore rovina il centravanti con il suo gioco, anche no, può aiutarlo, ma non rovinarlo come è successo a Vlahovic. Quindi io spero che gli scocchi di nuovo alla scintilla, che potenzialmente c'è, ma che non si vede. Sull'assemblea dei soci, la Juventus ha fatto l'unica cosa, secondo me, logica, che fa una grande dirigenza. Ha guardato la situazione, ha capito che quella guerra era una guerra persa, e ha, secondo me, contrattato una pace tutto sommato onorevole. Lasciamo perdere il vessillo che si è un po' sporcato perché ha accettato una cosa che è linea di principio, ma se proseguiva con l'oltranzismo nel dire noi con la UEFA non scenderemo mai a patti perché noi crediamo che si può fare la Superlega era nata morta, non se ne era accorto solo purtroppo Andrea Agnelli, perché se ne sono accorti pian piano tutti, adesso sono rimasti Barcellona e Real Madrid, ma pian piano vedrai che si sfileranno. E sul fatto di dover in qualche modo transare la situazione in Europa, in Italia, la Juve era con le spalle al muro. Aveva contro anche una campagna stampa, a mio avviso, orchestrata per renderla ancora più colpevole di quanto fosse, e tanto valeva prenderne atto e cercare di chiudere tutte le partite. Secondo me la dirigenza, che francamente non conosco e non mi interessa conoscere, perché meno conosci i dirigenti di Milan, Inter e Juve e più sei libero di parlare, secondo me la dirigenza ha fatto, a mio avviso, un grande lavoro. Grazie mille Fabio Ravezzani, grazie davvero. Grazie. Voi, ciao, grazie. Grazie Fabio, grazie, è un piacere, ritmo, interessante, no? Mister Giovanni, sempre ascoltare un parere terzo e uscire un po' dal nostro mondo juventinofilo. Come stai Giovanni intanto? È un po' che non ti vedo qui. No, oh, bene. Tutto a posto, Giovanni. Vediamo questa bella partita di domenica. Esatto, bella? Sarà bella Giovanni? Ma ce lo auguriamo, se l'Inter vorrà giocare a calcio, considerato che è la squadra che deve vincere la partita perché è la favorita per vincere lo scudetto, se l'Inter vorrà giocare a calcio sarà una bella partita. Allora, una cosa su se... Ma non è una provocazione, Massimo, cioè, lo dico sempre. No, vuoi dire il contrario, cioè vuoi dire che l'Inter dovrebbe dare più spettacolo di noi, questo vuoi dire, no? In un certo senso. L'Inter che deve fare la partita, poi deve adeguarsi e mettersi sullo stesso piano dell'Inter. Sì, come dire, l'Inter,
l'Inter è più forte, dipende più da lei, se sarà una bella partita. Una cosa rispondo a Seba: non sei d'accordo con la Superlega? Perché non rispondi? Primo, perché lo sa benissimo, e qua lo dico tutti i giorni 50 volte, e lo dico pure a Tele Lombardia se viene fuori il tema, e lo dico sempre, diciamo, non è che proprio gli riveli nulla. Secondo, perché mi aveva chiesto alle 14:29 esatte di andare via, allora non è bello se mi metto a fare con i miei pensieri o comizi, ma sa perfettamente, sarà viene scritto su carta quello che io penso della Superlega, non pensare che sia nascosto o che non abbia il coraggio di dirlo a qualcuno, tutt'altro. Anzi, compreso il discorso Juventus, io la vera cosa che non capisco della Juve, se avessi potuto parlare ieri, è solo, mi spiegate bene il senso, poi so che è stato chiesto, anzi Giovanni, del proprio credo dell'intervento anche di Salvatore Cozzolino, il discorso Superlega, ha citato Perez che diceva questo, per me è l'unica cosa, molto più del patteggiamento o meno, perché lì saresti andato a passare altri mesi, avresti probabilmente rovinato la stagione anche successiva. A noi già ci hanno anestetizzato da tifosi quei sei mesi senza sapere quanti punti avevamo, la capisci che se la puoi chiudere a un certo punto chiudi, quindi là possiamo dividerci. Superlega puoi pure uscire, ma io mi aspettavo qualche spiegazione in più, quindi non c'è timore di dirlo assolutamente. Giovanni, c'è stato anche questo ieri, se vogliamo partire un attimo dall'assemblea degli azionisti, poi andiamo anche con Luca Montblano. Massimo, guarda, io credo una cosa, che dobbiamo prima di tutto contestualizzare i personaggi. Andrea Agnelli era un presidente che parlava calibrato nel presente, ma dava sempre una visione futura. Gianluca Ferrero, credo ieri, ad un certo punto ha detto, con i toni giusti, con le parole più semplici possibili, anche senza andare troppo oltre, senza dare visioni sul futuro, ha spiegato quali sono state le scelte, perché sono state fatte determinate scelte, legando sostanzialmente ogni spiegazione ad un concetto base. La situazione economico-finanziaria della Juventus non poteva permettersi di correre altri rischi rispetto a quelli che ad un certo punto ha scelto consapevolmente attraverso queste intese, tra virgolette. Quindi sostanzialmente è stato scelto il male minore. 700.000 euro di multa sulle manovre stipendi, argomento che secondo me poteva tenerci qui legati per i prossimi 20 anni con piena coscienza di chi continua a credere giustamente di aver agito rispettando le regole. E dall'altra parte magari chi invece ti accusa per cavilli che ti mettono invece non dalla parte della ragione. Per quanto riguarda gli accordi fatti con la UEFA, mi pare evidente il concetto di non poter rimanere, di non poter rischiare di rimanere fuori dalle competizioni per più di un anno, perché quest'anno la Juve perde oltre 100 milioni, la situazione attuale, insomma, la stiamo vivendo un po' tutti. Poi, ripeto, sicuramente non ha dato visioni sul futuro, però ha contestualizzato, e con parole semplici e credo toni giusti, ha spiegato quali sono stati i passi fatti dal club, giusti o sbagliati. Oggi il tifoso della Juventus ha chiaro contestualizzato qual è stato il passaggio fatto negli ultimi mesi. Com'è stato il clima ieri, Giovanni, nell'Isiae? Perché poi si leggono sempre degli interventi, tra virgolette, polemici. Era un clima obiettivamente un po' teso tra azionisti e non? No. Oppure... Ah, okay. No, a me non è sembrato un clima teso. A me è sembrato un confronto fatto tra persone che tengono fortemente all'argomento di cui stanno parlando, ed è stato, a mio avviso, un confronto giusto, un confronto partecipato e un confronto fatto nei toni in cui bisognava chiarirsi ed eventualmente confrontarsi, e credo sia stato fatto, rispetto ad alcuni temi che sono centrali nel momento storico che stiamo vivendo all'interno del mondo Juventus. Ripeto, eravamo abituati ad una presidenza che dava anche puntualmente delle visioni future, andando anche oltre al calcio contemporaneo. La Superlega, credo, fosse un'idea corretta ed continua ad essere un tema corretto se dobbiamo guardare al futuro, allo sviluppo futuro del calcio europeo. Tant'è che Ferrero spiega, in quello che noi individuiamo come Superlega è semplicemente un contratto che metteva d'accordo un numero di club, l'80% dei quali in 48 ore hanno disdetto quel contratto lì. Quindi è venuto meno quel tipo di contratto. L'idea, a mio avviso, è necessaria averla,
e prima o poi si svilupperà, capiremo, anche perché di Superleghe credo negli ultimi anni ne siano state immaginate, pensate, più, sicuramente più di una. Quindi, insomma, andando oltre quel tipo di contratto lì, l'idea, a mio avviso, resta buona, e in futuro qualcosa si dovrà fare per rendere sempre più appetibile il calcio in Europa. Io tifo per la Superlega espressamente, poi vedremo come, quando, declinata come. Spero con la Juventus dentro. Luca Monblano, ciao Luca. Ciao. Ciao Luca. Non ti sento ciao, carico amico. Come vorrei a due giorni da Juventus-Inter. Dov'è il Monblano che conosciamo? Dici tu, no, ero attratto, ancora interessato a questo tema della Superlega, vi ascoltavo volentieri perché ieri è stato uno degli argomenti su cui abbiamo un po' insistito, anche se mi rendo conto che non era stato poi l'argomento centrale della vicenda dell'assemblea tra l'aumento di capitale, i discorsi introduttivi che avevano focalizzato, espressi da Ferrero e da Scanavino, esattamente quale fotografia aveva fatto chi era entrato e quindi quali sono state le scelte fatte, il perché, poi si può giudicare. La Superlega era un argomento un po' marginale, se vogliamo, sul quale però tanti piccoli azionisti hanno insistito. E quindi ieri abbiamo raccontato questo piccolo, cioè abbiamo molto, molto veicolato questo tipo di anche di apparente paradosso che era stato raccontato una giornata di ieri, cioè non siamo siamo fuori, ma a dicembre succede qualcosa, e se succede qualcosa, allora, visto che poi la Juve è fuori, ma non è ancora del tutto fuori perché c'è un atto formale di Reale Barcellona, ma poi da cosa? La Superlega cosa? A22? Avete detto bene quello che ho ascoltato adesso, ci sarà un giorno la Superlega, sì, ma sappiamo, non è questa roba qui. Cioè non è quella che era stata pensata. Cioè io lo dico con grande rispetto per quella che era stata la vision di Andrea Agnelli, anche se poi gestita con approssimazione, tra l'altro facendosi buttare a mare proprio secondo me da Reale Barça come presunto portavoce, senza averne secondo me veramente l'appoggio e la forza di tutti. Ma il concetto è questo, cioè non è che se tra due anni si fa la Superlega, tra 4-6 saremmo qui a dire ah, questa è la vittoria di Andrea Agnelli. No. Cioè no, perché quello che io immagino un giorno sarà la Superlega, non è quella Superlega lì, sarà un'altra cosa. Massimo ha detto io tifo la Superlega e spero ci sia la Juventus. No, io tifo la Superlega solo se ci sarà la Juventus, se no non ho motivo di tifare la Superlega, lo dico certo. Con massima sincerità. Credo sì. Tutti noi tifiamo soprattutto per avere un calcio europeo consolidato, no? E oggi è tutto un altro discorso. Rendiamo conto che se guardiamo al futuro è tutto tranne che consolidato. Sì, per questo dico spero in qualche novità. Saluto Edoardone Mecca, ciao Edoardo. Allora, scusatemi, io mi metto così quest'oggi, parlerò così perché poi analizzano a livello neurolinguistico le mie parole, ma poi perché metti mai che mento. Cosa hai combinato? Raccontaci, non sappiamo tutto. Non lo so, però io in ogni caso mi metto così e parlo così oggi, non voglio tradire il minimo movimento. Che ti hanno detto? Io non lo so, non ho seguito questa, che non so cosa tu ti riferisca, qualche critica, suppongo qualcosa detto da noi. Totale libertà per Edoardo, subito voglio sapere da Edoardo se ci sarà la Superlega o meno, ce lo dice il tuo Giovanni allora, Albanese. Giovanni Albanese ce lo dice. Volevo solo dire che da buon interista ho lo sfondo blu oggi, perché ormai... E sei nero. Sei nero. Esatto, sono nero con lo sfondo blu perché sono diventato interista. Qual era la domanda? No, chiedevo a te, cioè a Giovanni Albanese, se ci sarà la Superlega, stavamo parlando di quello dopo l'assemblea degli azionisti di ieri o no? Questo è un caso che è stato dibattuto nell'assemblea tra gli azionisti e devo dire che l'assemblea c'è possibilità che ci sia, ma c'è anche grande possibilità che l'assemblea non ci sarà. L'assemblea c'è stata, l'abbiamo vista tutti quanti in video, io ero lì, non è detto che io ero presente, ma non so se c'è stata perché al 50% ha parlato Ferrero, al 50% no. Scanavino. Ma ieri è stata. Ha parlato anche Scanavino, ma non è detto che le parole di Scanavino poi vadano sui giornali completamente, perché un 50-50. E secondo me la Superlega si potrà fare a meno che decideranno di non farla.
Giovanni ti risultano? Giovanni, chiedo a te. Beh, ho 50-50 giusto, mi pare, dai. E quindi corretto, corretto. Il vero Giovanni Albanese, quello di Edoardo, Mecca. Edoardo, al volo sui due allenatori, conferenza stampa prima di domenica, la fai tanto. Ma ormai, tra l'altro, ragazzi, Edoardo l'ho visto in settimana su Mediaset. Ha fatto una cosa con la 7. Io credo che a noi ci guarda ormai come veramente i parenti poveri, gli scemi. Che non so. Ah, sì. No, no, scherzo, bravo, bravo Edoardo. Noi sappiamo tutte le tue potenzialità, quindi non c'è nulla alla tua altezza o che ti possa sfuggire. Quindi Edoardo, mister, che cazzo fai, mister, che non possiamo neanche più parlare male di McKinney, che cazzo, che è il migliore in campo, porca puttana. Vola Weston. Ma se Massimo, è già cosparso il capo di cenere. Vai, Massimo, se mi fai parlare come vorrei parlare, cazzo, ci bannano dopo due minuti, Massimo. No, non farlo, mister. senti Edo, al volo una mini conferenza di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, mister Domenica. Chi è favorito? Ha ragione Marotta, ha ragione tu, Max? Favorito è sicuramente l'Inter. Noi bisogna essere bravi a portare a casa un risultato positivo. Sicuramente il risultato positivo è lo 0-0. Poi vediamo quello che succederà in partita. Io spero che non succeda niente. Valizzi, sta 90 minuti. Sta 90 minuti in panchina. Si sta 90 minuti. Si chiacchiera, si fa. Si va bene il tè caldo al 45esimo. Poi si ritorna a campo. 90 minuti tranquilli e si torna a casa. Beh, è un sogno. Un punto a testa. Mister, è un sogno per me. Devo dire che anche a me non sarebbe male. Allora, accordiamoci. Sono qua io. Ragazzi, dai, ci siamo. Ora cominciamo un po' a Edo, se vuoi fare un commento sull'assemblea, anche tu l'ho chiesto a tutti. Anzi, il mister non l'ho fatto parlare su questo. Se c'è, ma il mister me lo tengo più di campo, ma se volete dire qualcosa sull'assemblea di ieri. Ma guarda, no, perché non ho seguito. Intanto, okay. tutto quello che hanno detto, poi è quello che avevamo già, che sappiamo un po' tutti, dai. Bisognava fare così, è stato fatto così. Poi, se chiedi a me, mi piacerebbe anche che a un certo punto la presidenza, la dirigenza fosse una presidenza stampo molto più juventino, di così. Però. Cioè, magari con un ex giocatore, te devi dire. Ma dateci degli Juventi, ma dateci un Alessandro Del Piero. Presidente Ferrero è juventino. No, quando hai detto dateci un Alessandro mi è venuto male. Ci manca che me lo ritrovo anche da presidente. Alessandro, un sogno. Allora, ma forse è meglio da presidente che... Allora, ragazzi, dai, chiudiamo il discorso. Bisogna invitare Salvo Cozzolino, lo invitiamo senza dubbio, ragazzi. Lo sapete. Cozzolino, ecco, ho letto l'intervento di Cozzolino, ecco. Mi è piaciuto. E io non l'ho letto, invece. Cosa ha detto? Guarda, lo trovi... Lui sostanzialmente, non voglio fargli un sunto perché mancherei nel commento, lui sostanzialmente fa una premessa dicendo noi tifosi non lasciamo la difesa della Juve. Sono tante le cose che dice. Cita Perez del Real, che dice una difesa più, come dire, più orgogliosa, più di attacco del Real Madrid, che è la più grande squadra del mondo, quindi di associarsi un po' a quel tipo di assimilare quel tipo di difesa. E l'altra cosa che dice non lasciare la difesa reale dell'orgoglio juventino a un manipolo di o blogger o... insomma, il messaggio era soprattutto questo, poi nello specifico va sul patteggiamento e tutto il resto, ma sono vecchie questioni che ha detto spesso anche da noi, lui le dice anche là pubblicamente, quindi diventa interessante quel punto di vista e lo ascolteremo con piacere anche qua, poi ne discuteremo con lui con grande piacere. Ragazzi, io direi però, ma Edo, vuoi dire qualcosa? Tra l'altro, a proposito, Zampini. No, in assemblea si è parlato anche di media, che ha parlato della libertà di stampa. No, volevo dire che a proposito ci sarà Paco D'Onofrio e Cataldo Zieri che verranno qui su Juventus a parlare. Ah, su Juventus, ok. Anche quindi... Cruciani, Intrieri e Paco D'Onofrio qui su Juventus, quando durante Juve-Inter uno speciale sarà sui media? Adesso stiamo valutando, magari il giorno dopo. Ah, ok, il commento a Juventus-Inter sarà una puntata sui media qua, lo sappiatelo, con Cruciani, Intrieri e Spallone. Ci sarà Zampini? L'avvocato Spallone ci sarà? Allora, l'avvocato Spallone potrebbe esserci il giorno dopo con Bava. Ah, professor Bava, giusto. Ci ho detto. Se poi, poi vogliono arrivare, voglio venire tutti quanti in diretta a lunedì, no, a Juventus facciamo entrare tutti. Ci mancherebbe. A questo punto, chiudiamo i presenti e chiediamo a Luca Monblano se c'è un aneddoto su Juventus Inter che ci può aiutare a capire, a decifrare il puzzle. Juventus Inter è là.
E là fuori la vedo dalla finestra perché oggi sono al Jay Hotel e quindi vedo i campi della Continassa. Ma che dice? Nessuno sta... che dice? Vabbè. Nessuno sta ancora parlando di Juventus-Inter. Io ho cercato di muovermi qua alla Continassa, di carpire, nessuno sta parlando di Juventus-Inter perché fondamentalmente non è la partita più importante, non è Juventus-Inter la più importante, ma la partita più importante per la Juve è quella che si giocherà da qui al 23 dicembre, che è quella della pianificazione del centrocampista. Ce l'ha già fatto il commento, però qualche giorno dopo magari l'hanno presa meglio Adani e compagnia? Non sono ancora incazzato come una iena. Sono ancora arrabbiatissimo. Se avete un posto a Juventus, vengo volentieri. Eh beh, certo, ci mancherebbe altro. Ventolo è d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Il parere dirimente di Nicola Ventolo alla fine. Allora, dai ragazzi, andiamo un attimo. Ma Ventolo se lo sono giocati a Dadi per se stava la parte di non lo so, non lo so. Se la sono giocata a Dadi, hanno vinto Cassano e Lele, allora è andato con... Secondo te chi è distrutto più di tutto, Ed? E più, chi è distrutto di più con le tue imitazioni? Romeone che dà le notizie 20 anni fa, il povero Giovanni 50-50. Ma no, no, forse Romeo Agresti. Allora ci puoi dire la formazione, poi la chiediamo a Romeo, la formazione di Juve Inter. Ma sai, Max, secondo me c'è un dubbio a centrocampo che è il perché Davids è infortunato. Tacchinardi come sta? Tacchinardi è in dubbio. Allora, ci sono due notizie. Problema la costola.